Totoro, 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 Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale, sono Fani e questa è la mia nuova fresatrice. Anzi, non la mia nuova fresatrice, la fresatrice per eccellenza, la CMT. Questo qui è il modello CMT 8E, quindi il modello più piccolo, quello da 1010 watt rispetto al 2000 della 7E, penso quella più famosa. Ma comunque sia, ho trovato l'offerta su Amazon e non ho saputo resistere, quindi l'ho presa. Andiamo subito a scartarla. Bando alle ciance, vediamo subito con la cosa composta e andiamo subito a provarla. Ok, non perdiamo tempo, andiamo subito a vedere cosa c'è dentro. Mandrini. Questo è il mandrino da 8 mm e qui abbiamo quello da 12. Questa deve essere la barra per fare le fresate di guidate. Chiave. Questa è la chicca. Questo è quello che si mette sul banco fresa per regolare l'altezza della fresatrice. Quindi questo è predisposto proprio per il banco fresa. Spettacolo. Una bella piastrina, eh? Vabbè, manuale di istruzioni. Direi che non c'è altro. Ok, vediamola nel dettaglio. 1010 watt di potenza, quindi molto meno potente rispetto alla sorella maggiore, ma questo giustifica anche il prezzo molto inferiore. Questa fresatrice qua è predisposta sia per essere usata così manualmente che per essere montata su un banco fresa. Regolazione dei giri tramite questa manopola in alto. In questo modo, qui andiamo da un minimo di 8.000 giri in velocità 1 fino a un massimo di 20.000 giri sulla modalità 5. Sul manuale di istruzioni comunque è specificato ogni numerino a cosa corrisponde la velocità. In questo modo noi possiamo regolare la velocità dei giri in base alla fresa che stiamo usando, quindi una fresa piccola richiederà un numero di giri elevato, una fresa un po' più grossa richiederà un numero di giri ridotto. Interruttore di sicurezza, quindi evita l'accensione accidentale. Per accendere noi dobbiamo spostare questo e premere il tasto 1. In questo modo la fresatrice è accesa. Nel momento in cui noi spegniamo la fresatrice, la sicurezza scatta, quindi noi non riusciamo ad accenderla in modo accidentale. Logicamente questo cosa vuol dire? Che quando noi andiamo a montarla su un banco fresa, la terremo sempre in questa posizione, ma alla spina noi dovremo collegare un interruttore 01 aggiuntivo. Quelli della CMT hanno pensato a tutto, infatti anche il conduttore di aspirazione è filettato. Filettato per i tubi da 38 mm, i classici tubi da aspirapolvere. Quindi diciamo la misura standard che trovate in giro da 38 mm si aggancia perfettamente con un filetto sinistro orso in posizione. Così noi abbiamo l'aspirazione perfetta e non c'è bisogno di mettere adattatori o cose varie. È perfetta, è già pronta così. Tre modalità di regolazione dell'altezza, quindi a mano libera, sbloccando questa leva, noi possiamo regolare l'altezza della fresatrice e bloccarla in posizione. Oppure abbiamo la regolazione micrometrica tramite questa levetta. Andiamo a agire sulla molla e possiamo regolare l'altezza al millimetro. La terza regolazione, quella che vi ho fatto vedere prima, è con la barra tramite il banco fresa. Quindi questa andrà montata al di sotto in questa posizione e andrà ad agire. Possiamo vedere che va ad agire comunque su questo albero qua per la regolazione dell'altezza. Questa è una fetta assoluta se noi vogliamo montare la fresa sotto un banco, che è quello che vorrò fare io. Ok, la maggior parte delle fresatrici, di quelle che ho usato finora io di fascia economica, hanno due stanghette che si infilano qui dentro e vai a montare semplicemente la guida parallela. Questa qui invece è fatta in modo diverso, si monta direttamente una base intera su qui e serve per le fresate circolari e le fresate parallele. Adesso andremo a fare la fresata parallela, quindi si monta anche questo qua, si infila semplicemente in questa guida qui, in questo modo, e si va a montare. Bisogna prima di tutto smollare queste due viti, sia questa che
Questa qui. Queste hanno delle molle, quindi alzandole la vite sale in avanti, ne andremo a posizionare la guida in questo modo. Alziamo le viti, dopodiché la fissiamo. Ok, una volta fatto questo, la base è perfettamente in posizione. Con queste due invece noi andiamo a regolare la distanza della nostra battuta. Una volta trovata la nostra distanza, quando andremo a lavorare, la macchina appoggerà sul bordo e noi faremo questo movimento qui. Così, semplicissimo. Se invece vogliamo fare un segno circolare, dobbiamo togliere questi e sfruttare questa parte qua. Quindi scegliere il nostro fulcro di dove andrà fatto il cerchio con questo, quindi la distanza dalla fresa al centro del cerchio. Mettere un chiodo, qui è predisposta, è già preforata, quindi si può mettere un chiodo, fissare sul pezzo da lavorare e la fresatrice ruoterà in questo modo e andremo a fare dei cerchi. Adesso andiamo a vedere un'altra cosa spettacolare che ha questa fresa qua, che è veramente fantastica. Allora, non c'è ancora il mandrino montato, devo andare a montargli il suo mandrino. Adesso gli monteremo il mandrino da 8 mm, ma questo vale anche quando il mandrino è già montato e devo cambiare la fresa. Nelle fresatrici che ho usato fino adesso, generalmente c'è un blocco di profondità, un blocco di rotazione, quindi con una mano, con un dito si tiene fermo questo blocco qua di rotazione che evita che il mandrino giri e con la chiave, con l'altra mano si va a sbloccare la fresa. Questa è una roba veramente secondo me scomodissima. Oltretutto è ancora più scomoda quando noi abbiamo la nostra fresa sotto il banco. Quindi quando è montata sotto il banco è veramente un macello dover cambiare la fresa. Quindi la Cementi cosa ha fatto? Ha installato un sistema automatico che noi quando andiamo a aprire completamente la fresa, quindi abbassare completamente l'altezza di fresatura in questo modo, così il mandrino si blocca in automatico. Se io adesso vado a affondare la fresa, come diciamo, come se stessi abbassando completamente l'altezza di fresatura, vedete che va ad agire un perno in automatico che appena si alza si sblocca, quando chiudo va ad agire. Blocca il mandrino. Quando appena vado ad alzarlo un pochino, il mandrino è libero di girare. Se io abbasso del tutto, il mandrino si blocca. Quindi io faccio così, blocco la fresatrice in posizione e il mandrino è pronto per avere la fresa montata. Spettacolare. Adesso vado a montargli il codolo nuovo da 8 mm. Adesso lo lascio un pochino molle perché voglio andare a montargli la fresa. Adesso dobbiamo fare giustamente una prova. Dovendo usare una fresatrice di un certo livello, ci vogliono frese di un certo livello. Quindi mi sono affidato a Fraiser. Fraiser è un'azienda italiana, qui vi lascio il sito, ma comunque anche in descrizione troverete il link al loro sito. Dicevo, un'azienda italiana che ha come politica aziendale la qualità e l'assistenza al cliente. Quindi perché mi sono affidato a loro? Perché loro ti consigliano. Se io ho bisogno di sapere quale fresa potrei utilizzare per un determinato lavoro, loro ti rispondono, ti consigliano, ti dicono quale utilizzare, quale sarebbe meglio, soprattutto ti danno i parametri di fresatura, come la velocità di rotazione, che è una cosa secondo me importantissima, che quasi nessuno ti dà, penso che siano solo loro che te la danno. Comunque sia, se voi gli chiedete, gli mandate una mail, gli scrivete un messaggio WhatsApp, loro rispondono immediatamente, quindi andate a farvi un giro sul loro sito. Io mi sono comprato il loro set, diciamo, di quelle che secondo me andrò ad utilizzare di più. Questo qua è un kit completo, anche di questo vi lascio il link in descrizione del loro sito. Ci sono, diciamo, le 6 frese, diciamo, classiche, quelle che più o meno si va tutte ad utilizzare. Adesso ve le faccio vedere. Quindi partiamo questa è la classica coda di rondine, fare le incisioni. Qui ne abbiamo una normale di fresatura. Questa l'ho presa da 8. Qui abbiamo una da angolo, per fare un angolo col cuscinetto, per smussare.
Quindi abbiamo sempre un'altra di taglio, di fresatura con cuscinetto. E questa invece è quella per fare gli angoli a 45 gradi, sempre con cuscinetto. Quindi diciamo che sono quelle che si usano di più, in sostanza, quelle frese qua. Quindi adesso andremo a provarle. Poi, già che c'ero, mi sono comprato anche, sempre della Fraser, questo prodotto qui, il Tusner, che serve a pulirle. Adesso ne scelgo una proprio a caso, dice, direi di partire proprio dalla più semplice, quindi diciamo tipo questa qua per di taglio classico. Dopo magari andiamo a provare anche a fare qualche smusso. Ok, torniamo quindi sulla nostra fresatrice. La fresa, di solito tutte le frese della Fraser, ma comunque in generale le frese hanno un segnetto, quindi non so se riesco a inquadrarlo. Che praticamente indica fin dove il codolo deve andare a infilarsi nella fresa. Questo è molto importante, è tutta una questione di sicurezza. Poi con la chiave in dotazione posso andare a stringere il mio mandrino. Io andrò a togliere la guida perché comunque dobbiamo fare giusto qualche test per vedere come va. Poi magari gliela montiamo dopo. Adesso gliela tolgo così riusciamo a lavorare magari anche un po' meglio. Ok, andiamo sul classico. Un pezzo di abete. Mi metto le cuffie perché siamo sui 95 decibel di rumore, quindi è veramente importantissimo mettersi le cuffie. Mascherina filtrante e siamo pronti a fresare. Ok, come primo test mica male, devo dire che l'aspirazione funziona alla grande perché qui c'è pochissima polvere, nonostante ho tirato via un buon mezzo centimetro tranquillamente. La finitura della fresa, non ho mai visto una fresata così bella, ha lavorato alla grande la fresa, ma anche la fresatrice si è comportata veramente molto bene. Maneggevole, mi piace perché è molto maneggevole, quindi c'è una bella visibilità. L'aspirazione ho detto che è ottima. Adesso proviamo a fargli magari uno smusso con l'altra fresa da 45 gradi di qui e poi andiamo a provare le guide. Ok, adesso farò una prova di smussatura sul multistrato e poi metteremo la guida e faremo una fresata in mezzo, così per vedere giusto come si comporta. Effettivamente appoggiando in questo modo è più semplice cambiare la fresa. Ok, vediamo un attimo una cosa. Come impostare la profondità di fresata? Mettiamo caso che io voglia fare una fresata di profondità un centimetro. Come faccio a essere sicuro di andare giù un centimetro? Allora, prima cosa che faccio, girando così, sblocco questo e alzo il pistoncino di regolazione, in questo modo, e lo blocco, ok? Poi vado ad agire su questa rotella, che è quella della micrometrica della regolazione dell'altezza, vado ad agire finché la fresa non va a toccare la superficie. Ok, una volta che ha toccato la superficie, torno da questa parte. Allora, la torretta è fatta
a 3 punti, quindi due barre filettate con una rondella zigrinata e una parte fissa. Noi andiamo a mettere adesso la parte fissa in linea con il fermo di profondità. Adesso che la fresa è bloccata a filo, questa è in linea, noi andiamo a sbloccare questo in modo che va ad appoggiarsi sul fermo e la blocchiamo. Adesso la blocchiamo. A questo punto mi vado ad impostare la profondità. Siccome togliere 1 cm alla volta è veramente un po' troppo, anche per delle frese così come si deve, faremo due passate. Quindi faremo una passata da 5 mm e una da 1 cm. Cosa faccio? Imposto una barra zigrinata a 5 mm, mentre l'altra la imposto a 10, che sarà la profondità che io voglio raggiungere. Mi sposto fuori dal pezzo e vado a mettere la torretta in linea col primo foro, quindi quello con profondità 5. A questo punto abbasso finché non vado a toccare. In questo modo la fresa scenderà di 5 mm. Quando avremo fatto la nostra passata, potremo rialzare questo eventualmente, o comunque alzare la nostra fresatrice e mettere la barra filettata qui, in questa posizione, e scendere di nuovo finché non andrà a colpire la barra zigrinata. In questo modo noi faremo una passata di 1 cm. Comunque adesso andiamo a farlo subito. Adesso io cosa ho fatto praticamente? Io ho dato lo zero, quindi l'altezza dalla fresa alla superficie. Io ho impostato il mio zero. La torretta serve a impostare la profondità di passata. Quindi adesso farò una passata di 5 mm, quindi vado così, e poi ne farò una da 1 cm. Ok, sono pronto, vado a rimontargli la guida e facciamo una fresata. They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath. Ok ragazzi, è stato più un video unboxing che un test vero e proprio, quindi dovrò ancora provarla bene, vedere come si comporta, però devo dire che già dalle prime impressioni si nota veramente l'attenzione ai dettagli che un'azienda come CMT dedica alla fresatrice, quindi si vede che è proprio studiata per lavorare in modo ergonomico e per lavorare anche sotto un banco. Quindi io adesso l'ho testata così, ma in un futuro io voglio metterla sotto il banco. Questa è destinata a finire sotto un banco fresa, quindi in un video futuro la utilizzerò in un banco fresa. Quindi andrò a costruire un banco fresa, la vedremo sotto sopra, o meglio, forse non la vedremo più, la vedremo nascosta da un banco, ma comunque sia, io sono veramente contento di questa macchina qua. Dicevo, è stato più un video unboxing, è stato più un video di spiegarvi le sue particolarità, le sue pregi, così farvi vedere come funziona. Per il discorso potenza, solo il tempo dirà se 1010 watt sono abbastanza o sono un po' pochi. Se un giorno dovessi rendermi conto che effettivamente 1010 watt sono pochi per una fresatrice da tenere sotto un banco, a quel punto prenderò la 7e e questa rimarrà come fresatrice manuale da usare così. Però l'unico modo per capirlo è usarla, quindi io adesso la testerò nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Se volete rimanere aggiornati dovete seguirmi su Instagram, quindi su Instagram io farò delle storie, dei post ogni tanto parlandovi di lei. Io in descrizione vi lascio il link a questa fresatrice. Io l'ho presa in offerta, questa qui, l'ho presa su Amazon con un'offerta, quindi chi mi segue su Telegram ne ha approfittato, ha visto l'offerta e l'ha comprata. Se volete potete seguirmi lì, quindi venite a seguirmi su Telegram. Quando e se scenderà di nuovo di prezzo, se non volete acquistarla subito, volete aspettare che scenda di prezzo, mi seguite anche lì e nel momento in cui scende io pubblico l'offerta e chi prima arriva, prima porta a casa. Oltre alla fresatrice abbiamo visto le frese. Ho fatto un breve accenno a Fraiser come azienda, perché io ho comprato le loro frese e devo dire che rispetto a quello che ho usato finora, cioè è un altro mondo, sembra di proprio di fresare il burro. Vi suggerisco di investire qualche euro in più in frese di qualità piuttosto che prendere cinesate.
Io dico chiaro e tondo, io ne ho provate di tutte, di più, ma devo dire che con queste qua davvero sembra proprio di frasare il burro. Oltretutto il test che farò prima di metterla sotto il banco sarà con lei. Questa, per chi non la conoscesse, è la fresa tornado, diciamo. Questa qui mi servirà per un progetto e lo utilizzerò a breve con lei. Quindi questa sarà la prova del 9 per capire se 1010 watt sono abbastanza. Io qui sotto in descrizione vi lascio il link comunque anche al sito di Fryzer, che vi suggerisco davvero, se volete delle frese di qualità andate sul loro sito. Se avete dei dubbi scrivetegli, loro sono molto cordiali e disponibili. In più, a proposito di Fryzer, vi informo che qui in descrizione trovate un codice sconto da utilizzare sul primo acquisto del 10%. Quindi se volete approfittarne, andate sul loro sito, utilizzate il codice che trovate qui sotto nella descrizione e avete il 10% di sconto sul primo acquisto. Quindi io ne approfitterei. Bene, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e vi invito appunto a seguirmi su Instagram, Facebook, Telegram, tutti i miei canali social, in modo da rimanere sempre aggiornati. Ovviamente vi invito anche a iscrivervi al canale YouTube, a spuntare la campanella, in modo da essere aggiornati quando usciranno nuovi video. Bene, io non ho altro da dire, mi metto un po' a frezzare. Ci vediamo al prossimo video. Tutturo, 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 tutturo. Che figata la mia nuova fresatrice. Tutturo, tutturo. Che figata, che figata. No, non si può dire che figata.